ragazzi. Ciao Dox. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Eccoci nuovamente a Mondo Custom, la vostra rivista televisiva da sfogliare, che anche questa settimana parlerà di custom. E non solo. E non solo, questa volta avremo altre novità. Se parliamo di custom, parliamo di l'evento imminente, quello che qua siamo a ridosso, giovedì inizia. È l'evento principe italiano, europeo e potremmo dire a questo punto mondiale, perché sì. Insomma tutti gli occhi ce li abbiamo puntati da tutto il mondo. MBA. Motorbike Expo. Ci saranno ovviamente tutti i preparatori con tutte le novità più possibili e immaginabili, ci saranno ovviamente concessionari. È il momento della verità. È il momento della verità dove tutti noi, e dico noi anch'io che sono comunque parte dello showbiz, per così dire, abbiamo sfoderato quelle che sono le nostre creatività. Tu che sei un creativo, ma settimana scorsa mi hai fatto 5 moto. Sì, io presenterò 5 moto. Abbiamo un'anteprima, sì, abbiamo portato un'anteprima che, tu pensa Roberto, questo nasello si chiama, questo cupolino, portafaro. È ancora caldo ragazzi. Lo monteremo domani mattina. Era nel forno. Allora la fiera inizierà giovedì, domani mattina lo monteremo e faremo tutti i collegamenti. Perfetto. Quindi, immaginati. Questa è di Vallese, giusto? Questa è di Vallese Garage, è uno dei bugger che lui presenterà. Della Kawasaki questa, non è della Kawasaki, no. È una grafica molto aggressiva, la moto si chiamerà Predator. Molto bene. Ma come appunto sottolineavi non è l'unica che presenterò, anche con Asso Special Bike avremo un bugger in presentazione, oltre che a un V-Road. Ci sarà una... L'Aprilia. Di quello che faccio io, che abbiamo fatto qua noi a Art Factory, un'Aprilia. Appunto, che darà l'omaggio alla RS, famosa RS Aprilia. E insomma, ci saranno un sacco di novità. Bene, bene. Ci sarà una poi saremo giù Biker per cui Sheriff, è molto interessante. Bravo, esatto. Sì, quella l'ho vista, non posso dirvi nulla, ma è bella. Dire, anche comunque, lei è una bugger, giusto? No, quello lì è uno Springer. Bravo, devi essere attento. Poi ci sarà la Visione che era presente al mondiale l'anno scorso. Ah, quella con il cupolino trasparente sul serbatoio. Insomma, sì, Roberto, ricordo. Un sacco di quello cose. Che ti ha cazziato la zia? Sì, sì, c'è il video che mi ha sgridato la zia. Vabbè, senti, allora, nel frattempo siamo ancora in corso di Barrett & Jackson. Esattamente. Sta finendo, se non è quasi finito. Noi avevamo il nostro inviato Dano, che è andato a passeggiare, insomma l'abbiamo inviato lì, e da una settimana che è lì, che gira per padiglioni. Ci sono tutti i video su YouTube, sulla pagina di Dano e sulla pagina di NeuroTV. Io direi di agevolare il filmato. Una chicca, tu che ci sei stato, com'è la storia lì, come funziona? Allora, lì ci sono delle aree esterne con tutte le macchine, ovviamente, che poi verranno messe in vendita a partire dai primi giorni, e man mano ti avvicini a quella che è la zona del palco, quando sono di prezzo aumentano di valore. Certo. Sì, sì, sì. Quindi il tendone che noi adesso vedremo insieme a Dano è già quello che ospita le auto che vengono vendute intorno al giovedì, venerdì, insomma, cosa diciamo di medio livello, e man mano che vai avanti, insomma. Vabbè, facciamo vedere il video, dai. Agevoliamo il filmato, prego. Che è interessante. Vai Dano. All right. Let's walk around and see what we can see here. Look at that. Visit danolive.com, be a patron, hit the patron button,
figure out how to get set up, help support DentAlive. DentAlive.tv has a support dental button. It's white banner up on the upper right hand corner when the video stop. I need funding. I was like these 61 and 62 Corvettes, especially in that color red. The T-Bird, the wire wheels, Continental kit, porthole, nice. Look at that crazy custom. Look at that. Shop Merc, Fairlane, Porsche, three window, Woody. Bunch of Vipers. Look at the Skyliner 59. Rudy. Viper. Charger, hey Dominic, looks like yours. We got this, got a white top. Cool. Ooh. This fish out of water, 67 Baccaruda, 434, 468 horsepower, 5 speed, Cuda S drop top. Scottsdale, Arizona, Westworld, Hondano, and this is Bear Jackson. Beh, Roberto, lì in queste aste è veramente interessante andare a scoprire le auto che ci sono, perché a volte sono... La storia delle auto. A volte sì, sono di perfetti sconosciuti, ma ogni tanto qualche macchina... C'è un pezzo un po'... Sì, sì, di qualche 100. Celebrità. Io mi ricordo c'era proprio quella originale di Maggiolino Tutto Matto. Sì. Ce n'erano ovviamente, ne avevo già detto... Io mi ricordo che tu avevi visto anche il pick-up di Steve McQueen. C'era, bravo. Mm. C'era il pick-up di Steve McQueen, che era un Chevrolet 52 fatto tipo camper. Comune. Quello che hanno venduto intorno ai 60.000 dollari. Quell'anno l'hanno venduto intorno ai... Beh, lo sai invece che quella settimana qua c'è stata un'altra asta sulla macchina di Steve McQueen? Certo, io sono informato. Allora, Mecum. Bravo. Mecum. Cosa hanno fatto a Mecum? Hanno venduto Mecum. Hai ragione. Ci teneva la Manuela, ma non sta bene, non può. Ci teneva la Manuela questo filmato, perché hanno venduto, ovviamente parlando di Manuela, una Ford Mustang. Una Bullitt originale del film. Una Bullitt originale. Una delle due, mi pare. Sì. Allora, Roberto, se tu me lo concedi, io manderei il filmato di questa asta, che è molto emozionante per la macchina, ma soprattutto perché all'inizio questi partono e dicono: ragazzi, vi presentiamo una Bullitt originale, pelle d'oca. Prego. Andiamo a vedere il filmato, vai. Ladies and gentlemen, the Bullitt Mustang. Look back 50 years in life and you look at a column it is for sale, that's right. You look at a column in a newspaper and respond to that, you look at your life 50 years from now, who's going to respond? Not going to be anybody, but kind of an emotion. Well, we got 3,500. John, you want to be the first at 3,500? Time starts Matt now. Moravac, time auctioneer starts now. Not going to be somebody at 500,000 and start it. 500,000, a million, significant and important million, car million, to hit the Mecum auction block since Mecum Auctions founded back in 1988. Everything we've all done and been a part of this has led to this moment. Expect it to fetch millions of dollars. We have seen many very important cars cross the block here at Mecum, but never in front of a crowd this big that all stood up when the car rolled in. 3 million,
Yeah, the competition here is thick. I mean, think about the Elliott and Porsche, multiple Indy 500 winners, and this one, you got to say it right, JK. This one takes the cake. Three bidders on the telephone. That's a 2-5 right now. 2-5. $3 million now. You get three. How's that? $2 million. You get two in a pair. $2 million. $3 million. $3 million, 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 $3 million
Sold the car $3,400,000. Sold it $3,400,000. For the first time in almost 46 years, the most legendary movie car of all time changes hands. $3.4 million. And two thumbs up from Sean Kiernan as he prepares to drive this Mustang Bullitt for the last time. Posso dirlo? Mi-cum. Mi-cum, ragazzi. Ragazzi, dunque 3-4 più le commissioni per il cliente che compra, 3-7 qualcosa. Insomma, si è guadagnato la giornata. Sì, diciamo qua, che... insomma, beh, comunque, ragazzi, sicuramente è un originale, ci sarà su ancora se lo poteva permettere. Il DNA di Steve McQueen, sì, insomma. Sul sedile. Chissà quante storie potrebbe raccontare questa macchina. E fermiamoci. Se potesse parlare. E fermiamoci qua. Comunque, è una delle due, quella che è stata usata di più di tutte. Sì, 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 avevo letto la scheda, è veramente... Nella scheda dice anche che c'è una certificazione ufficiale di Steve McQueen che ha usato quella macchina e della Warner Bros. Che ha utilizzato quella macchina per il film. Sì, sì. Mi sembra che ci siano ancora gli attacchi per le telecamere. Sì, sì, c'è una saldatura di... dietro, sì, sì. Tanto la macchina sembra che funzioni, nel senso che si accende, poi da lì a dire che va. Nelle aste la compri com'è, quindi è tutto un problema. Guarda, ma credo che quello sia l'ultimo dei problemi. Ma sì, questo, sono 3-7, ragazzi. Vabbè. Adesso di cosa parliamo? Allora, sempre in America? No, Australia, rimaniamo in Italia. Abbiamo, Italia, un nuovo reporter. Sì. È un ragazzo che ci ha mandato dei video, a nostro avviso sono interessanti. Lui si occupa di parlare di Sposter. È uno di quelli che ha risposto al nostro invito, inviateci. Lui ha un blog su YouTube e pubblica tutti questi video che tra l'altro sono molto seguiti. E niente, lui parla un po' in generale, va per eventi, va per vallate, posti italiani. Turismo. E in tutti questi video lui magari compra un oggetto con la sua Sposter e poi va da quello che l'ha costruito e dice spiegami, no? È interessante. E c'è tutta roba fatta da gente che magari non lo fa neanche di mestiere, però roba fatta bene. Nel video in particolare proprio c'è un pezzo su uno Sposter e loro spiegano il tutto. Lui si chiama Riccardo Baroglio e la pagina di YouTube è 883 Noise. Ok, allora sono proprio curioso. Tra l'altro poi lasciamo la linea al Piemonte che chiuderanno la puntata perché noi dobbiamo andare. Certo, noi dobbiamo andare. Abbiamo... vediamo che fare, come dicono a Milano. Devo andare a montare il... Ragazzi, a giovedì. Ok, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Questo è il primo video della nuova rubrica dedicata sul canale. Oggi lo presenteremo con Luca Bassetti. Un video dedicato al handmade, fatto in piccolo, da persone che trasformano in realtà la loro passione. Io da lui ho preso un pezzo bellissimo, cover puleggia, come quella che lui ha, che vi faccio vedere a breve. Me l'ha spedita in pochissimo tempo, montata, resa stupenda e fatta bene come quelle
che trovate in concessionaria. Quindi ora io lascio la parola a Luca, che vi racconta un pochino la sua storia, come è nata e che cosa sta facendo. Ho una pagina su Facebook che si chiama Bart's Parts, dove pubblico i lavoretti fatti per passione, principalmente sulla mia 883, passione da una vita, moto da quando avevo 14 anni fino adesso, fino all'acquisto della mia prima Harley. Mi sono innamorato dal primo momento e ho iniziato a personalizzarla. Da lì, facendo il disegnatore meccanico, avendo sempre la mania del pezzettino, dell'accessorio, di personalizzare qualcosa, e così sono venuti fuori i primi accessori, perché ognuno deve avere la propria moto e deve essere unica per lui e riconoscibile da tutti. Non a caso si stava parlando poco fa che la 883R è una moto particolare, diversa rispetto ad altre moto, ma lui l'ha resa veramente unica. Stiamo parlando di una moto personalizzata che non si vede facilmente in giro, e ci sono accessori creati da lui, partendo dall'avantreno. Quei accessori come il paracolpi, che è stata la mia prima creazione, griglia faro tipo scrambler, il progetto principale era quello, dunque una griglia faro che proteggesse la lente, un doppio parafango come vanno adesso nelle moto sportive, tutta la strumentazione conta chilometri, il carter copri puleggia primaria. Ho fatto varie lavorazioni per supportare un CC bar piccolo, per l'amorosa principalmente, per viaggiare. E anche gli adesivi che sono stati disegnati da me. Tutte le cose che faccio le faccio fare comunque a delle aziende, io faccio solo la parte di disegno. I materiali che tu utilizzi? Li possono fare in acciaio inox, principalmente vado a un taglio laser, oppure per ridurre un po' la spesa, o comunque se si vuole verniciare per non avere un effetto acciaio inox satinato lucido, si va sul ferro o sull'alluminio per avere delle prestazioni. Più basso, un peso minore, giustamente. Udo, vai, che corre in flat track, mi ha fatto fare un paracolpi per correre proprio sulla pista di flat track, e dunque se vedete la sua moto, ti ha la mia paracolpi. Quindi non solo io ho un pezzo Bugs Parts. Esatto. C'è anche, mi sento un po' onorato in questo. Mi diceva che con la lavoro anche con officine, e ricordiamoci, non lo fa solo per Harley, eh. Parti da zero, nel senso, ho bisogno di quel pezzo, ho bisogno di quella parte, quindi me la creo, o parti da un'idea che hai già visto e dipende, la rilavori, la personalizzi? Gli input sono tanti, perché su internet trovi veramente di tutto, dunque può essere una cosa scopiazzata, perché comunque ormai su internet trovi veramente di tutto, scopiazzate ma personalizzate per le mie esigenze, per le esigenze di chi mi chiede, oppure qualcosa da zero, tipo il contachilometri. Avevo l'esigenza di avere un contachilometri centrale più basso per il mio concetto di estetica della moto, che mi permettesse di vedere le spie nel mezzo, contachilometri nel mezzo, ma darmi più visibilità nella guida, e dunque ragionando e mettendomi al computer è venuto fuori un progetto del genere. Dunque il mio strumento principale è il PC. Il più è proprio la parte tecnica, nel senso di andare a fare un modellino in cartone per verificarlo sulla moto, sul prototipo. Non voglio rischiare di dare a qualcuno un qualcosa che può avere dei problemi, tipo i portatarga. Sconsiglio sempre l'alluminio, perché comunque con la vibrazione si spezza. Se non è fatto con pieghe, fatto in una certa maniera, si spezza. E questi qua, per esempio, visto che ho già sotto mano, vi faccio vedere, sono delle realizzazioni della cover puleggia. Questo è quella che ho io, varie prove che avevo fatto in casa. Da. Per dire, adesso io ne avevo disegnate varie, eccole qua, forata abbinata al paracolpi, questa che come la tua, si possono fare in varie maniere, partendo dalla puleggia vera e propria. Questo è la conferma che il desiderio non ha un limite, fondamentalmente, basta pensarlo, basta idearlo, e poi c'è chi ha le capacità per poterlo mettere in pratica, fondamentalmente. Sì, si prova. Questo è il filtro comprato, ma questa è la cover realizzata uguale al filtro, quindi non mi sembra un lavoro fatto solo per passione, nel senso, è pari a quello che si trovano a comprare in concessionaria. La soddisfazione di farle per sé, con la propria iniziativa, che piaccia o no. Se guardiamo questa bianca che ho fatto quest'inverno, non c'entra niente con le moto, ispirata sicuramente a una sposta. Non è piaciuta a nessuno inizialmente. Sei matto, ma poi è piaciuta. Comunque pezzi fatti alla stampante 3D, tanto olio di gomito nel satinare, nel lucidare. E ragazzi, secondo me dovete contattarmi. Seguite la sua pagina perché è veramente bella. Grazie per la linea dalla Lombardia, Milan. Passiamo dallo smog alle langhe. No, ma non c'è lo smog, c'è la manunina, su via. Smog e nebbia, noi qua abbiamo langa e vini buoni. Ci sta il vino boom. Quindi, ok. A parte quello. Ok. Ogni altro la storia. Il nostro amico Dario Filippi. Ok. Che è il... Sindaco di Briaglia. E questa volta parliamo della sua Camaro del 1967, un vero diamante di auto.
una Camaro da collezione. Sì, veramente un gioiello, una gemma. Una notasi, vero diamante. Muscle car di nicchia. Sì, veramente. Sì. E oltretutto, oltre che il bel mezzo, sì, è un tessarato foam. Fiora l'occhiello perché... Come si dice, tac! Perfetto. Anzi, fate una cosa. Dopo le diamantate lì... Tutti i diamanti qui, tutti i diamanti, diamanti, diamanti così, eh? L'intervista perché spiega dei dettagli molto, molto particolari, ok? Ok, ragazzi. A dopo. Amici di Neva TV, siamo qua con un amico, una macchina, una storia. Adesso vi presentiamo chi è il padrone di sto Camaro del 68. Ciao, sono Dario, siamo a Briaglia. E ringrazio Roberto e Neuro TV di essere qui. Provincia di Cuneo. Provincia di Cuneo, nelle Langhe Moregalesi. Vi presento la mia Camaro Model Year del 1968. È una macchina che arriva direttamente dalla California, da San Diego. Abbiamo tutta la documentazione che certifica l'origine. È una number matching, quindi ha motore, cambio che corrispondono esattamente al telaio della macchina. Io l'ho acquistata nel 2009 da Viola, sono a Busnago a Monza, sono diventati dei nostri amici. È una macchina che io intendo collezionare, quindi cerchiamo di tenerla al meglio che si può. È un modello che è la versione deluxe, quindi ha gli interni che sono in coordinato con l'esterno, quindi è azzurra perché l'esterno è blu. Sottolineo il fatto che amico è tessarato foam. Certo. Giusto, certo. L'anno scorso abbiamo fatto la pratica per fare la targa oro ASI. Era già iscritta nel 2010 all'ASI, appunto, dai Viola, e io ho proseguito per fare in modo che la macchina possa in qualche maniera avere anche un valore aggiunto, che è quello di essere riconosciuta comunque dall'ASI italiana. Macchina impeccabile, veramente, non ha un difetto, perché è fatta veramente, è perfetta. E come è uscita dalla fabbrica? Grazie. Targa ora. E in più la chicca di questa macchina, i documenti. Certo, abbiamo tutta la documentazione che la certifica, sappiamo esattamente quando è stata venduta e a chi. Quindi 2 novembre del 67 è stata venduta al signor Santri Thomas, residente a San Diego. Adesso ci recupero la documentazione, così gli buttiamo un occhio. Io intanto vado a fare di nuovo un giro sui dettagli, perché i dettagli sono veramente importanti su una macchina simile. Veramente. Documentazione arrivata, così giusto, sì, per... Guarda, sono veramente orgoglioso di farti vedere il certificato originale di garanzia di quando è stata venduta. La chicca è che c'è anche la targhetta originale con tutti i tagliandi fatti ai tempi, quindi il primo tagliando, i primi del 68 e tutti quelli successivi. Abbiamo il manuale originale. Per quanto riguarda il motore, sono contento anche del lavoro che abbiamo fatto insieme a Mauro Giordano di KDF di Villanova, perché 2 anni fa l'abbiamo revisionato, anche se è comunque sempre con originale, sì, sempre lui. Sono revisionato, nessuna modifica. Sì. È veramente impeccabile. Siamo usciti dalla fabbrica veramente, grazie, sui dettagli è, sì, impressionante. La particolarità che dicevamo sulla versione deluxe è che comunque rispetto alle SS o le RS, che hanno, diciamo, una peculiarità più sportiva, questa era la serie più elegante, quindi lo si vede dalle finiture delle portiere e dagli interni più curati. Più lussuosa, via, sì, giusto per essere, sì, andare a beccare il dettaglio del mezzo. È sempre una muscle car, però con un po' più di classe. Perfetto, molto bene, grazie ancora per la disponibilità e
mezzo veramente spettacolare. Grazie mille. Grazie a te Roberto e al FUAM. Perfetto, ok. Alla prossima, ciao, ciao a tutti. Ciao. Grazie Dario. Grazie, 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 grazie. Avete visto tutto questo sbrilluccicamento di disponibilità macchina? E per la macchina. Sì, 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 sì. Io mi sono messa gli occhiali da sole perché veramente troppo brillo. Avete visto dal video che ha tutta la documentazione da quando è nata, da quando è andata in Italia. Sì, sì, sì. Veramente una gemma di complimenti. Bravo, Camaro. Grazie per la pazienza e disponibilità. Grazie, okay. Grazie. Adesso a chiusura di puntata. Ok. Salutiamo Dox e Roby. Ciao. Con un complesso, gli Iron Mice. Iron Mice, sì, con il pezzo del loro album Cucù. E oltretutto, sì, saranno un complesso. Gli Iron Mice suoneranno il 20 giugno. 20 giugno? Alla decima edizione del Kubris American Day a Vico Forte. Complesso spettacolare di psicopatici, numero sì, uno. Sì, simpatici, sì. Scusate, io mi sono preparato per il brindare alla macchina e al complesso un ottimo Barolo, un ottimo Cubano, siamo in Piemonte, la simbiosi c'è sta. Perfetto, noi vi salutiamo. Con diamanti, sigaro e vino ci sta. The Smoky Man e la strega. E la strega. Alla prossima. Ciao. Ciao Neuro TV Forever. Finalmente smetter di cantare.